Molto bello, molto bello, molto emozionante. Comunque fare gli scalini, passare in mezzo a questo mega tunnel illuminato. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come sempre vi invito a mettere mi piace, a dire la vostra nei commenti e a iscrivervi al mio canale per non perdere nessun video sul mondo del Monza. Oggi vi porto con me all'interno dell'U-Power Stadium. Come avete visto nelle giornate del 23 e del 24 marzo, il FAI ha organizzato delle giornate in cui sono stati aperti diversi monumenti sul nostro territorio, tra cui lo U-Power Stadium. Chiaramente, nel momento in cui ho letto e abbiamo letto che anche il U-Power Stadium veniva aperto, è stata una vera e propria corsa al posto. Tantissime le persone che in questi 2 giorni hanno visitato lo stadio biancorosso, e devo dire che è stata una bellissima esperienza, una bellissima emozione, perché tanti luoghi, vi ricordo, che sono solamente accessibili o attraverso il biglietto premium, quello dedicato all'experience aziendale, altrimenti comunque sono luoghi che di norma sono chiusi e rimangono inesplorati. Quindi è stato un vero e proprio tour, come diciamo in tutta Europa, andando negli stadi ci sono i tour organizzati e si può visitare lo stadio in tutte le sue forme. Devo dire che a livello di esperienza è stato organizzato veramente bene, perché di fatto è come se fosse stato un vero e proprio tour con spiegazioni della storia del Monza, spiegazioni anche diciamo tecniche di retroscena, che adesso vi mostrerò in questo video. Mentre parlo, ovviamente vi mostrerò le immagini di quella che è stata la mia esperienza. Arrivati comunque all'esterno dello Power Stadium, una lunga fila di tifosi pronti ad entrare all'interno dello stadio. Sono stati raccolti comunque in gruppi da una quarantina di persone e siamo stati assegnati una guida. La guida ha iniziato il suo percorso all'interno dello Power Stadium, ma nella zona esterna, quindi nei parcheggi, in cui è stata spiegata un po', come potete vedere, tante tante persone. Eravamo un po' la storia del calcio, di come è nato, quindi l'introduzione generale a chi magari non segue il calcio e voleva semplicemente visitare lo stadio di Monza per conoscere qualcosa di nuovo. Dopodiché la prima tappa è stata la Rinascente Lounge, una zona nuovissima che è stata aperta da non moltissimo tempo, in cui vengono fatte feste aziendali, vengono fatti eventi privati, le cene di squadra del Monza, le cene della dirigenza, tantissimi eventi. Una zona molto, molto, come dire, duttile, flessibile, può essere impiegata per diversi modi, diversi scopi, ed è il cuore del mega buffet durante le partite del Monza. Devo dire, mi ha colpito molto perché, vabbè, ovviamente è un edificio dall'esterno, come ci hanno spiegato, di un certo tipo, quindi architettonico, un'architettura brutalista, quindi delle forme rigide, però delle forme molto moderne, se andiamo a vedere poi all'interno, perché le foto dei giocatori, del presidente Silvio Berlusconi, una zona apposita per giocare il football, una grande zona con una vetrata in cui poi ovviamente ci sono di solito appunto la zona buffet, una zona che non avevo mai visto personalmente, che rende poi di fatto uno stadio molto moderno, perché se andate, come vedete, i vari stadi d'Europa, tutti i grandissimi stadi hanno delle aree gigantesche per i tifosi, appunto per il buffet, per i rinfreschi, per comunque dissetarsi durante una partita. E devo dire che è, pur nella sua dimensione ristretta rispetto ad altri stadi che ho visto, è molto molto bello, molto moderno. Da qui poi si arriva nel cuore, nel tempio del mondo biancorosso, perché dopo aver visto la Rinascente Lounge è stato il turno della sala stampa, che personalmente avevo già frequentato in diverse occasioni. L'ho ritrovata molto simile a come era una volta, con una piccola aggiunta per delle telecamere, ma comunque la sala stampa dello Power Stadium è molto bella, caratteristica immagine della città di Monza. È stato proiettato un video molto emozionante, che comunque trovate sui social del Monza, sul compleanno dei 110 anni, la storia del Monza. Quindi è stato un momento, comunque, per chi non lo, ovviamente per chi non conosce la storia, molto interessante, informativo, comunque bello. Per chi conosce la storia, è un modo molto bello per rivivere tutte le emozioni che abbiamo vissuto per arrivare in Serie A. Comunque, non dico la lacrimuccia, però un po' mi sono commosso. E invece, per quanto riguarda poi la seconda fase, si entra poi
sempre più nel cuore che della squadra biancorossa, perché da lì in poi siamo andati, ovviamente abbiamo visitato una zona esterna con diversi murales a tema biancorosso, una zona esterna che una zona interna che è il cuore pulsante del mondo biancorosso, sia lo spogliatoio. Uno spogliatoio che mi aspettavo un po' diverso, devo dire la verità, dalle foto sembrava molto più grande, in realtà le sedute sono abbastanza piccoline, però è stato molto bello vedere. Comunque io avevo visto gli spogliatoi molti anni fa, quando ero piccolino giocavo a calcio, ho avuto modo di giocare delle partite all'interno del vecchio Brianteo. Gli spogliatoi me li ricordo ancora enormi, con il pavimento in mattoni marroni, molto simile, però con queste sedute. Comunque è stato bello perché è un tocco di modernità, tutti i grandi spogliatoi ormai sono così, maglie per fare le foto, ovviamente non sto a dire un'affluenza incredibile, maglie di Rigore, di Pessina, di Dani Mota, di Colpani, diverse maglie. Molto bello anche questa cosa di fare le foto comunque con le magliette. E mi ha colpito una cosa, molto una chicca molto interessante, una frase scritta da Monza per i giocatori, una regola diciamo, quindi 14.05 parla il mister, 14.25 tutti in campo, quindi un po' una sorta di rituale. Poi è anche stato bello anche vedere il programma nascosto dietro a una partita, quindi le fasi di riscaldamento, il coordinamento con arbitri, con lo speaker dello stadio, con l'organizzazione, quindi molto molto interessante, una cosa che magari anche da tra virgolette addetti ai lavori non si conoscono, invece sono state molto curiose da scoprire. E poi è arrivata la parte secondo me migliore, ma perché è ovvio, è una cosa che lì in questo caso il tunnel biancorosso dove entra il giocatore è una parte che è inaccessibile a chiunque, o sei un giocatore o fai parte dello staff o lavori nel Monza, oppure comunque lavori in proprio in campo, oppure te lo sogni, come si suol dire, de notte. E molto bello, molto bello, molto emozionante comunque fare gli scalini, passare in mezzo a questo mega tunnel illuminato che poi ti porta chiaramente a vedere lo stadio da bordo campo. E ovviamente in queste fasi sono state fatte diverse spiegazioni da parte della guida, molto molto interessanti, comunque una guida molto preparata. E poi ci hanno fatto accomodare infine sulle panchine dei biancorossi e ci hanno fatto un po' gustare l'aria, l'atmosfera del bordo campo. E è stato bello comunque vedere anche da bordo campo, da quella che è il cuore pulsante alla fine della partita, del match day. Quindi molto molto bello, devo dire la verità, mi è piaciuto molto anche vedere comunque le zone nascoste che poi sono sempre inaccessibili. E dopo una spiegazione finale poi il tour si è concluso all'esterno, quindi da dove era partito, con la biglietteria, quindi con il mio saluto direttamente da bordo campo. Quindi commenti per concludere, devo dire la verità, è stata un'esperienza molto bella, quindi è stato interessante aprire lo stadio ai tifosi, non solo, perché poi chiunque nel territorio può visitarlo, anche chi non è tifoso, in questi due giorni. Comunque è un tour che potenzialmente può essere benissimo un tour come quello di altri stadi d'Italia, d'Europa, del mondo, perché alla fine se andiamo a vedere a San Siro ci sono dei tour specifici con le storie dell'Inter, del Milan, lo stesso a Roma con lo stadio olimpico, vabbè all'estero poi chiaramente di tour se ne fanno tantissimi, e quindi è un qualcosa che potenzialmente può attrarre, può interessare. È stato ben organizzato e quindi complimenti al FAI per l'organizzazione, al Monza per aver avuto ovviamente questa idea di organizzare questo, di inserire per queste due giornate l'opportunità di visitare lo stadio. E niente, che dire, fatemi sapere nei commenti se siete andati anche voi, perché magari ci siete andati anche voi, anzi sicuramente siete andati anche voi, e qual è la vostra opinione, quindi se siete rimasti soddisfatti di questa visita con me, oppure vi aspettavate qualcosina di diverso. Io dico la verità, mi aspettavo esattamente quello che ho visto, quindi non mi aspettavo chissà quali quali retroscena, colpi di scena, quali zone da vedere che non ho visto, perché alla fine lo stadio quello è, quindi non è che si possa vedere più di tanto, anche perché forse l'unica cosa che non è stata fatta vedere sono gli skybox e la sala, la tribuna stampa della parte superiore,
e anche le tribune, appunto la zona, come dire, del presidente, insomma, la zona più importante, però voglio dire, il cuore era quello e quello che interessava vedere di fatto è stato fatto vedere. Niente, vi aspetto nei commenti, vi aspetto qui sul mio canale presto con nuovi contenuti.